Regione Emilia-Romagna è stata la prima e a tutt'oggi l'unica regione ad aver inserito nella propria disciplina di regolamentazione tecnica degli interventi edilizi per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici, degli obblighi con riferimento alla guida CEI che riguarda la dotazione di sistemi di automazione soprattutto negli edifici del terziario. Noi abbiamo vincolato fin da tempo la realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione degli edifici esistenti di questo tipo al rispetto di alcune specifiche che riguardano l'installazione di questi dispositivi, che oggi finalmente trovano anche a livello nazionale una rispondenza, nel senso che il nuovo decreto legislativo 192 prende in considerazione, in realtà perché lo fa la direttiva, quindi in via subordinata e necessaria, obbligata rispetto alle prescrizioni sovraordinate, la installazione di sistemi, chiamiamoli domotici, quindi di controllo e di automatismo del comportamento, soprattutto degli impianti per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici. Rimane da approfondire, ed è un tema che ci è molto caro, l'impatto che questa dotazione impiantistica ha sul livello di efficienza energetica degli edifici stessi. Mi spiego meglio. Se per quanto riguarda il requisito, l'obbligo di dotazione, quindi il requisito minimo è necessario per la regione Emilia-Romagna rispondere ai criteri della guida CEI 15.222, questo non ha un impatto ad esempio sulla certificazione energetica, cioè non c'è nessuna differenza tra un edificio che è dotato di sistemi di questo tipo e un edificio che non è dotato di sistemi di questo tipo, perché il criterio di calcolo non tiene in considerazione questi aspetti. È un tema a cui siamo molto affezionati, stiamo lavorando anche a livello nazionale nell'ambito del coordinamento tra le regioni e nel rapporto con il Ministero, perché effettivamente venga pesato anche questo aspetto nel calcolo dell'indice di prestazione energetica ai fini della certificazione, però tutt'oggi questo argomento è ancora da formalizzare in termini complessivi. Certo è che l'attenzione c'è, finalmente c'è anche il quadro normativo di riferimento che ci consente di andare in questa direzione.